Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Yurokai. Oggi riprendiamo con Manor Lord. Facciamo subito una nuova run. Visto che non si può salvare, giocherò il più possibile per dividerla poi in più puntate. Allora, ci prendiamo lui, sarà il Don Ciccio della situazione. E facciamoci uno stemma e si parte. Vai. Ok, ci siamo. Registrerò ragazzi per diverse ore, cercherò di fare portare tante puntate, farò un lungo video che poi taglierò in più puntatine che vedrete tutti i giorni. Allora, qua ci dà il primo messaggio che dobbiamo costruire tutte queste cose e andremo anche belli spediti perché voglio andare tanto avanti visto che non possiamo salvare. Allora, dobbiamo fare per prima cosa il boscaiolo, lo facciamo qui. Esatto, let's go, go it. E poi dobbiamo fare la cosa più importante, è la legna e il cibo. Quindi sto tipo che raccoglie le bacche lo facciamo qui. Esatto. E in play andiamo a velocità per due. Colleghiamo, sì, colleghiamo con una strada questo qua. Esatto. E poi colleghiamo pure da qui. Qui vorrei fare una piazzola. Dai, fammela. No. Ok, perfetto. Ok, questa si è collegata. Ok, così qua c'è la piazzola dove sta il bue. Allora, qua hanno già iniziato a costruire. Qua pure dobbiamo fare ora poi un granaio. Anzi, dobbiamo fare questo che... No, questo lo possiamo fare dopo. Il granaio che sta qui è la storehouse. Fare prima la storehouse. La piazziamo qua. Il granaio lo mettiamo qui, di fianco. E si va. Poi dovremmo fare anche le case, ma... Sì, le case le dobbiamo fare poi appena abbiamo la legna, perché già con tutte queste strutture l'abbiamo finita. Quindi metterei a velocità per 3. Le facciamo sbrigare. Qua ci mettiamo una persona a lavorare. Gli diciamo di raccogliere. Allunghiamoci. Siccome non voglio tutto sti alberi qua, montiamo il più possibile e diciamo di raccogliere qui. Perfetto. Mettiamo anche una persona così, che se nessuno ha nulla da fare va qui a raccogliere. Qui hanno pure costruito, quindi mettiamo velocità per 2. Mettiamo una persona qui, diciamo l'area di raccolta che sarà qui. Perfetto. Qui mettiamo una persona. Generic. Area di raccolta, falla grande pure qua. Grande, grande, in tutta la città, tutto quello che sta a terra lo prendi. Anzi no, così. Qua, perfetto. No, questa ce la togliamo e mettiamo così. Questa la stanno costruendo. E poi io direi iniziare, appena abbiamo delle legna, con la prima casa. Aspettiamo. Vediamo se raccolgono questo. Ora appena è pronto. Io qua metterei quasi due persone. Ho bisogno di legna, raga. Legna go go, velocizziamo. Velocizziamo, velocizziamo. People. Ok, stanno tagliando, perfetto. Perfetto, abbiamo due di legna, allora, ok. Costruiamo la prima casuccia. Sì, lo so come si fa. Allora, le case potremmo farle in questa zona qua e in questa zona qua, a destra e a sinistra. Quindi io direi di iniziare con la prima. La facciamo... No, facciamola di qua all'inizio. No, di qua. No, no, di qua, di qua, di qua. Da destra poi ci dobbiamo fare anche il pozzo. Quindi così. Così. No. Così. Così, no. Perché no?
più grande? No, no, tre. Ok, ci siamo riusciti. Finalmente. Ok, nuovo messaggio. Ok, dobbiamo costruire queste cose perché abbiamo costruito quello di... Perché mi fai la cosa qui? La strada. Dovrebbe essere già collegata così, no? Oh, penso di sì. Allora, ragazzi, lui sta raccogliendo già 18, perfetto. Qui, che li hanno costruiti, devo mettere una Get persona to anche work, qui. Brian. Ok, lui qua sta raccogliendo. No, io qua questa la toglierei e lascerei così. Perfetto. Poi, che cosa dovremmo fare? Dopo la prima casa, dobbiamo fare il pozzo perché la gente ha bisogno di acqua. Costa... Allora, dobbiamo mettere dove c'è l'acqua. Quindi, potremmo farlo qui. Non so se è troppo lontano dalle abitazioni, ma qui non lo possiamo. Lo potremmo fare qua. Let's go, Sì, facciamolo people! qua e lo colleghiamo con la strada. Da qui a qui a qui. Perfetto. E facciamolo anche da qui a qui a qui. Ok, così abbiamo due percorsi. Velocizziamo un po', siamo ad aprile. Abbiamo 6 mesi di cibo e 19 di fuel, di legna da ardere. Ci siamo, ok, le persone sono 5. Questa se la stanno già iniziando a costruire e appena sarà fatta penso avremo circa 7 persone, però io sfornerei case a palla appena abbiamo legna. Loro sempre lavorano, lui pure. Quando questa sarà piena, penso che le verranno a portare qui. Sì, ci sarà la tipa col carretto che le andrà a portare. Per il resto, beh, direi che ci siamo. Potremmo fare il tipo che caccia gli animali. La capanna da caccia. Gli animali ci stanno. Stanno sia di qua. No, solo qui. Quindi io la farei la zona. Giriamolo. La farei qua. Perfetto, Come on, gli farei people, la get to strada work! che va da qui a qui. No, anzi. Facciamola, no. Così. Perfetto. E lì ci mettiamo un cacciatore. Qua non c'è nessuno, perché è buono, perché vuol dire che stanno tutti lavorando e nessuno sta così a zonza a cincischiare. Ci abbiamo un attrezzo da lavoro che ho capito dopo che serve anche a coltivare i campi nelle case, quindi a fare l'orticello. Velocizziamo, siamo a maggio, piove. Dai. Ok, come dice, sì, ci sono le risorse esposte alle intemperie si consumano, ma non posso farci nulla. A meno che non gli assegno già la gente. Sì, dai, mettiamogli Let's go, una people! persona qua e una qua. Ok. Ci metteranno un po' però così a finire la costruzione. Questa la stanno iniziando pure. Ottimo. Allora, le bacche forse erano più vicine qua, non l'avevo vista, conveniva metterle qui. Hanno un quantitativo ben preciso, qua sono 128, qua 77, dopodiché si finiscono. Ok, diamo priorità alla casa, così potremmo sbrigarci ad avere più persone. Velocizziamo, mettiamo tutto a per 3, che in realtà è un per 16. E vediamo. Sì, siamo in pochi, 5 persone sono pocucce. La musica è molto bella anche. Sì, hanno iniziato a costruire un po' tutto, però le hanno lasciate così. Invece di fare una cosa, finirla e poi farne un'altra, fanno un po' uno, un po' un altro e poi un'altra cosa. Ok, questa è... Che cos'era?
Boh, questa è quasi finita. La legna qua la stiamo accumulando, che è un piacere. Abbiamo 10 assi di legno. Quindi io un attimo metterei per 2. E proverei. Ma non mi dire che l'entrata la fai da qui? No. La dovevo girare? Male che vai, faccio la strada che va per di qua. E il viale lo faccio venire da questa parte. Quindi velocizziamo, aspettiamo che finiscano, così vedo qual è il senso, ma dovrebbe essere questo. Quindi io adesso, ok, questa è fatta, facciamo altre casucce. Ne possiamo fare 4, le possiamo fare tutte e 4. Allora proviamo a farle così. 4, vengono strettine. Le facciamo un po' più larghe. Così. Ok, sì. Go hit. Perfetto. E facciamo le altre 4. Sì, l'entrata è da... Perché me la fai di qua l'entrata? Ah no, l'entrata è da questa parte, quindi loro possono entrare anche da qua. Ottimo. Forse era meglio che le giravo, ma va bene. Però una strada pure che va da... No, anche se me la dà qui. Quindi ok, perfetto. Allora, qua già stanno finendo metà delle bacche. Qui vediamo se stanno raccogliendo. Pare di sì. Hanno raccolto tutto? Sì, perfetto, perfetto. Quindi adesso proveranno a costruire questo. Eh già, stiamo prendendo forma con la prima piazzola qua, le prime casucce, villettina a schiera, le prime fonti di cibo. Allora, ci dice che abbiamo 13 mesi di cibo, quindi stiamo a palla, e 17 per mesi per il riscaldamento, quindi ci siamo. Serciccio sta procedendo molto bene. Dobbiamo fare adesso un pozzo. No, il pozzo l'avevamo fatto? No. Sì. Ah, è che non hanno finito di costruire, scusate. Il pozzo c'è, poi dobbiamo fare... Sì, dobbiamo completare tutte e 5 le case. Quindi mettiamo velocità per 3 e attendiamo. Abbiamo sempre 5 lavoratori, nonostante ci sia una casa in più. Forse per questo. Mettiamogli priorità. Forse non ci vengono ad abitare finché non c'è acqua, infatti. Acqua, niente. Finiscila. Così dovremmo avere delle persone. Dai caro, perfetto, acqua messa. Qua ora diventa verde e dovrebbero venirci, esatto, più uno. Abbiamo una persona in più. Adesso costruiranno anche le altre. Noi abbiamo qua tempo intanto 3 mesi, quasi 3 mesi per completare queste altre case. 7 persone, ci siamo ragazzi, ci siamo. Questo l'hanno fatto, perfetto, hanno costruito... Vabbè, al momento non c'è bisogno perché abbiamo 11 mesi di cibo. Però sì, ce lo mettiamo un altro, così appena si libera, che abbiamo una personcina in più, va qui a prendere i cervi. Allarghiamo così e facciamo, direi, qui a metà. Non vorrei che poi i cervi se ne vanno, perché ho letto che... i gruppi di animali poi si spostano, migrano in zone più fertili dove non c'è l'uomo, quando vedono che... quando si sentono minacciati. Ok, questa me la sta facendo bene. Questa me la sta facendo a pinna con l'entrata di qua. Va bene. Ok, quest'altra è fatta. Già siamo in 9. Ok, la popolazione sta crescendo. Dobbiamo fare anche... Dov'è il coso del legno? Qui. Oggi in campo gliel'abbiamo messa qui, così togliamo anche gli alberi che stanno qua. Dovremmo fare, mettiamo la velocità per 2, un sito di stoccaggio per la legna, ovvero questa qua. E io la farei o di fronte. Sì, gliela facciamo di fronte, così non ci confondiamo. Perfetto ragazzi, io per oggi termino la puntata qui. Farò puntate da un quarto d'ora circa, ma ne farò tantissime, spero il più possibile. Vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. A presto e ciao ciao!